Ogni anno nella spazzatura di ciascun italiano finiscono quasi 31 kg di prodotti alimentari, scarti di verdure, formaggi, avanzi di cibo che, se buttati da risorsa, diventano rifiuti. È l'incredibile dato ricordato da Coldiretti in occasione della giornata contro lo spreco alimentare. Si stima che siano 3,2 milioni gli italiani che potrebbero essere sfamati con i residui del cibo, il nostro cibo che finisce nella spazzatura, non perché siamo brutti e cattivi, ma perché comunque per cattiva abitudine oppure per cultura non mangiamo certi pezzi di certe verdure, per esempio, oppure perché rimane troppo nel frigo e di conseguenza poi non possiamo fare altro che buttarlo. E così al mercato di Campagna Amica a Pistoia, presso la sede di Via dell'Annona, i produttori dell'associazione hanno donato ai propri clienti un vero e proprio ricettario antispreco, contenente consigli utili, spesso legati alle tradizioni, per recuperare il cibo. Ai miei clienti glielo dico sempre che se trovano di questo tipo di broccolette, che sarebbe i figlioli di questi, di non buttarli via, che loro si possono cuocere per bene e fare dei piatti speciali, perché con questo qui si può fare sia le frittate con questa verdura, si può fare anche un po' di schiacciata e poi metterla dentro e far mangiare alle verdure ai bambini. Come si può riusare il pane invece di buttarlo? Lo possiamo riutilizzare facendo una pappa al pomodoro, semplicissimo, se no il pan grattato. E quindi, ad esempio, tu ci hai portato qui un esempio. Pan grattato, che poi si può riutilizzare per fare le impanature, le polpette e tutto quanto, e la pappa al pomodoro. L'idea è quella di accompagnare le persone a cambiare il modo in cui si gestiscono i prodotti alimentari, cominciando da quando si fa la spesa. A procedere ad acquisti ridotti, ripetuti nel tempo, quindi le grosse spese chiaramente inducono a comprare troppo e poi magari non si consuma tutto quel prodotto. Poi ci sono sempre, ed è importante il controllo dell'etichetta, perché comunque i cibi sono soggetti a scadenza, per cui magari comprare direttamente quei prodotti che sono a una scadenza un po' più in là, non quella che scade il giorno dopo. Magari poi è previsto una cena, la cena non si fa e devi buttare magari tanto ben di Dio che invece sarebbe stato molto utile mangiare.